Fanculo sorcio. Cos'è? Sei 90 anni, c'hai? Eh? Cerca un attimo su Discord. Nella sala giochi, sorcio. Ah, Apri non gli dovete la chat. rispondere. Ha 96 anni ormai quello lì. Muovi il culo. Ma scusa, ha trovato una fumetteria che gli dà i modellini di Warhammer e non riesce a Ah, si trovare la possono stanza. salvare L'avranno in primo accompagnato con la piano. manina, l'avranno Ah, vedi? accompagnato, No, dai. cosa? No. Ma in Si che possono canale non li sto salvare? trovando, ragazzi? Allora, su Discord Discord, ricerca giocatori, ragazzi. ricerca giocatori, aprite la chat a sinistra, è scritto forum da PC. Aprite la chat forum, è scritto Pokémon Pocket La TCG. chat forum. Sì, Ma non si si chiama forum se vai possono. col mouse, non so perché. Ma non si possono fare i combattimenti con gli amici, però che E lì palle. trovate tutti i Quindi si nostri può codici fare. pinnati da Moro che si chiama Non c'è. Oznerol. E sotto ci sono tutti i ragazzi della chat che stanno mettendo il A loro meno che in codice. lotta Certo versus. che è lotta, si devi No, lottare. pensavo che andavi sulla lista amici e No, no, sceglievi. ma no. Ah, sfida privata, cioè, ok, allora sì. Sì, poi non è con gli amici, puoi Ciao anche fare ragazzi, con ciao a uno che tutti. non è amico, perché poi No, no, basta però mettere il se vuoi codice. sfidare gli amici, magari è figo. Devi arrivare a livello 3. E poi in realtà ci sei quasi già Ma arrivati smetti, così. a sorso, sei proprio anziano dentro, Ok, dovrei, vecchissimo, potete, po tutto penso potete decrepito. aggiungermi per chi manca. C'ho ancora 50 posti, dai, quindi c'è spazio. Allora, non mi è uscito niente in realtà, Nicola, per il DLC. Di Ant. Drag. No, il giochino non è male, è proprio il giochino di Ma sì, è una carte. roba Carina, molto... veloce, Sì. semplice. Poi Niente lo di che. sbattimento sarà creare i mazzi, ovviamente. Però lì magari in caso vi guardate qualche guida. Ok, io ci sono, ho fatto il mio PG. Ah, io devo ancora aprire il gioco. Ma in realtà ce l'avevo già. No, però questo qui è il personaggio del DLC. Però non mi è venuto fuori il banner Mi dicono con. Moro di accettare un paio di richieste perché E non dopo più, lo possono più faccio, ragazzi, inviarle. dopo lo faccio. Adesso, cortesemente, non rompetemi i coglioni, eh. Dai. Moro, un po' di rispetto, però, no. Rispetto solo per i pompieri. C'era qualche pompiere in chat? C'è qualche pompiere in chat? Ovviamente non lo so. Noi sappiamo che c'è qualche poliziotto e i militari ci sono, ma pompieri Oddio, non so. nascondete la ganja. C'era anche qualche politico una volta, adesso com'è? Raticate scuro, sorcio. Raticate Alola si chiama. Ah, Raticate scuro si chiama sorcio, oh, Madonna. Marco, se per favore, Ho accettato! dove sei? Ti giuro che ho accettato Ma appena ti me ne hai giuro, Marco, mandato. con le giurezze io non ci faccio niente. Rinvitami. Mi hai mandato l'invito tu, cosa vuoi? Io ti ho mandato l'invito? Marco! Ma ti giuro, ma mi stai vedendo che mi ero appena messo mouse e tastiera? Come Marco, sei facevo? drogato, Scusami. sei. No, ti ho rinvitato. Non mi fa più vedere Steam adesso. Devo riaprire la cosa amici da sotto. Ok, ho accettato tutti, ho 30 posti. Dopo. È perché prima volevo accettare anche Blizzard ti ha Memis e gli mandato altri, l'invito. Vector, anche Esprit, Sono anche se gli ho 20. detto di no. No, ma infatti adesso tengo solo i posti per chi conosco, poi in caso aggiungo. Ma dov'è che c'è scritto che sono quattro carte in questo box qui? Perché sono quattro carte, ma. Ha quattro buste Pacchetti. Ecco dell'espansione, ecco. Blizzard. Ma scusate, ieri sera verso le 11 Non lo Steam ha so, avuto Ifrax, problemi, mi non viene voglia saprei. veramente di bannarti. Perché dice così? Perché Ma che vuoi ne bannare? so, ma cioè. Ah, poverino, adesso ho chiesto un'informazione, Era veramente molto random, però, effettivamente. cioè, boh. No, no, io non. A parte che ieri sera alle 11 credo fossi già a letto. Ormai sono anziano, ragazzi. Ormai quando sono in questa casa faccio una vita terrificante. Quindi, non è vero, è una bellissima vita Non ho con messo le Franci. Stupenda, sue. solo che a livello di orario, ovviamente, sono molto diverso. Fammi mettere i punti. Mi Ok. trovo da Dio da quando Ah, aspetta, però sono. c'è lo shotgun. No, non serve lo shotgun. Ci sono stati Sono. problemi, dice ottobre, vedi? Diciamo il gioco I martedì base, sera però. fanno sempre aggiornamenti, vedi, vedi, vedi. Ok. Settimana 3 cosa c'è? Effetto a Moro, piazze ma chi è quello lì? pulite. Ma
Ho preso il DLC da uno dei siti di Chiari. Vedi che... Ah. È carino. Sì. Anche per realtà a me piace credo anche questa anche qui che ho io, altro, eh. È che non ho visto cosa altro dà. Ci sta. Visite complete. A me piace questa qui, perché nella foresta si mimetizza un sacco questa bastarda qui. Un po' sì. Aspetta un attimo, fammi fare una cosa. Proiettili avvelenati, proviamo. Ma io quando è che sto facendo i punti premium? Scusami, marchi di sangue. Li fai con le missioni. Perché li faccio quelli. Solo in live, quindi... Li fai con le missioni, quelli lì. Ok. Dovrei giocarci un pochino fuori, però, Che mi piace come gioco, sono anche abbastanza decente. Capo, quando vuoi. Lo so. Sei ma infatti il problema certo. Sono io. Andiamo. Tira qualche skin per qualche arma, però non ho... Volevo farvi vedere la cover quando. Del... Mi è arrivato Astro Boy con la cover di Simone Di Meo, volevo farvela vedere, ma l'ho lasciato di là e non ci voglio adesso. Scusami, Cioè, qui c'è la lista amici, no? A parte lo stai dicendo così, Marco, quindi ti credo. Sono un po' molliccio. Cioè, cosa serve sta scritta? Qui c'è la lista amici e qui c'è scritto in primo piano. Ma non è cliccabile, cosa serve? Magari non è ancora mettibile. Perché magari metti sopra quelli che ti interessano di più, ma se non è cliccabile è inutile. Dai, ho 25 minuti, fatemi vedere qualche pro playata. Vai, tranquillo. Non so, mi sa che non è messo molto bene. Ti fa vedere le sue carte in primo piano, quindi se non le ha messe. Prova a vedere a me. Non so neanche come si mettono. Prova a vedere a me. Nel Pokédex devi andare. Può trovarti. Bisogna andare nel Pokédex e metterle in primo piano. Dovrebbero mettere una ricerca, magari, dell'amico, ricerca, no? Sopra, dove? Non è vero. Di fianco l'aggiungi amici, non c'è la no, non c'è niente, no, c'è solo il più e basta. No, non c'è nulla. Se clicco in primo piano effettivamente è cliccabile. Ma quante carte c'hai tu, bastardo? Amici, posso raccontarvi questa cosa? Sì. Memis ha messo nel nostro gruppo il suo codice amico, ma è quello di Feddo. Ma perché? Come ha fatto Memis? Perché avrà copiato quello di Feddo per metterlo lei, ma non l'ha ricopiato. Ma porca miseria, Memis. Che bella che è la mia stonata amica pugliese. Allora, fammi fare così. Allora, Yuzan lo tolgo, che non lo voglio aggiungere. L'avete... Ha già fatto il pass in chat? Tanto ho visto che all'inizio è gratuito. Prime due settimane. Grandi. Non è il codice. Non è Obama. Allora, dai, d'attacco. Dai, Roma, oggi si spara. Ma è disattivabile poi, nel senso, non è che te lo rinnovi in automatico. No, poi te lo rinnovi in automatico se non lo disattivi. No, cioè si può disattivare subito, Prosper. Che magari prime due settimane. Però spero. Anche perché ti dà il Pikachu, no? Te lo dà comunque la carta del Pikachu. Sì, perché fai. C'è una brutta solo scelta. Una moneta lì premium per prendere Pikachu. Anzi, dobbiamo andare verso destra, è più vicino. Senti, io aspetto a farlo. Sì, si potrebbe effettivamente ha ragione. Ma non lo so se magari poi la tolgono. Magari solo un'opzione. No, c'è quello di fuoco già. Non vorrei che dopo un po' te lo tolgono la possibilità di farlo gratis. No, ma che 14 cosa? Giorni non penso. E non vorrei che sia una promozione adesso del lancio. Poi non, ma non ho capito cosa. C'è il pass premium gratis per si sta avvicinando pericolosamente. Ancora non possiamo muoverci. Non possiamo muoverci perché sta caricando qualcheduno. Si allontana. No, perché magari si potrebbe aspettare. Magari ti interessa una carta diversa dal Pikachu. Onti, veniamogli subito. Ma siete pazzi? Almeno adesso lo posso menare col curtiel. Sti cazzi, dai. Mi ha dato fuoco lo stesso. Anche a me un pochino, ci siamo avvicinati troppo. Ma quando ti avvicini troppo al sole, Marco, certo, rischi che le ali si squaglino. Anzi, non gioco, sono un po' arrugginito che non gioco da un po' di giorni. Comunque lo sbustamento fisico non mancherà lo stesso. No, ma non cambia niente quella cosa lì, secondo me. Luca di Fertona ci ha scritto anche che... verrà a strizzarci le palle. Anche perché non ha detto proprio così, anche se è di BBN, quindi potrebbe dirlo tranquillamente, però non ce l'ha detto. Oh, porca peste. Altro ho rimesso il pugnale perché con l'aggiornamento nuovo il giavellotto mi fa cacare.
Pentivili. Giavellotto adesso non shotta più tutto e ti ciuccia tutta la stamina. Ah, e domani pomeriggio, tra l'altro, spacchettamenti, eh? Di chi? Digitale, pure quelli. Wow! TCG Simulator, si spacchetta. Che poi in realtà devi stare attento a spacchettare bene. Sì, si andrà in bancarotta, però si spacchetta pure. Ma lì poi cosa spacchetti? Spacchetti per poi venderle. Sì, vedi le carte singole. Scusami, arrivo. Ma è tutto dall'altra parte. Non lo so, poi decidiamo domani, Valerio, il nome. Non faccio come Poli che ha... Ma Poli lo può fare, noi non... Sì, perché... Fai... chiamalo Pipis and Bubus. Domani vediamo. Tanto è la prima cosa che devi fare è mettere il nome, quindi... E comunque sì, spacchetti, perché poi vendi le carte... che si divelta. Va bene. Non credo ci stia. Vendi le carte singole, vendi... Chiamala, è il minuto dello spacchetto. No, non credo siano urologi quelli di Fela, però... Chi... Si sa mai, magari hanno studiato come... Grande, ma Marco. Lì è tutto di fuoco, è normale? Sì, ogni tanto sì. Dobbiamo andare a sud-ovest. Era la nota di faccetta nera, l'ho sentita. Dove? C'è partita la prima nota di faccetta nera, sono sicurissimo. A parte che le note non è che sono così tante, che è la prima... Ma era con lo stesso tipo di musica, come se fosse un coso, un... Dunque, mi viene in mente il grammofono. Io le carte fisiche le continuo a collezionare lo stesso, cioè le carte gradate, così intanto le prendo comunque anche. Io ho fatto una scelta, come vi dicevo. Fai gradare il telefono se trovi a parte che le carte sono diverse comunque, perché appunto sull'app sono alcune e lì sono altre. Io togliendo adesso che sto cercando di fare il più possibile il destino di Paldea, che è uno dei set più difficili, quindi non lo finirò mai. Andrò poi in solo fiera, in giapponese. No, io se vedi il mio budget per le spese. Se hai visto, io ho tutte le gradate solo giapponesi, io prendo solo giapponese. A parte ovviamente il Pikachu Van Gogh, che è quella è solo inglese, non c'è molta scelta. Adesso si è alzata un pochettino. Sì, io ce l'ho PSA 9, tra l'altro. Volevo prendere la 10, ma 10 costava un puttanaio. Io voglio Charizard anche la 9 salita, uno, però. Poi guarda che c'è gente che colleziona tutte le carte in PSA 1, C'è gente che fa proprio la collezione PSA 1. Ho visto il pacchetto, cioè la gradata di Charizard PSA 1 su... E c'è gente che proprio quelle. Sparano un botticello. Gente che fa proprio quelle e si diverte a fare le PSA 1. Comunque, amici, io ho optato per la bestemmia. E pensa, non è vero, Marco. No, le PSA 1 sono molto più rare. Certo. Sì. Perché la gente non le manda a gradare se fan cagare. Quindi trovarle le 1 sono molto rare. Ho optato per togliere il mirino rosso, lungo. È rosso. Sì, ma si vedeva che c'era gente. Ma è qui proprio, è qua il mostro. Giorgia, non farlo, per piacere. Vabbè, tanto ormai tra quelle tedesche... Non fare Charizard che si chiama Lundel. Ragazzi, occhio, sparano anche di là. E se Ferta ce le manda, sì, cappa. Se ci manda il nuovo set, volentieri. Sì, volentierissimo. Non sento dove sono. Sono dentro che stanno dando fuoco a tutto, sì, ragazzi. Stanno combattendo, mi sa. Ma se entriamo mentre fa un burdel che non ci sentono... Credo ci abbiano già sentiti da mo', Marco, in realtà, Ma in realtà... No, si è sotto. Anch'io no. Stai seguendo un bastardo. Assolutamente. Anche perché in giapponese costa meno. Ecco, no, finché lui colleziona. Sì, lui tanto colleziona. Possiamo dirlo, my fucking brother. Ma scusa, ma non no, è qui è di sopra. Sì, bisogna trovare la scala. Attenti, che va di piano, sotto. Piano, piano, ragazzi. Corro come un matto. Vi sgammano su. C'è il di sopra. Dove cazzo c'è il di sotto? Solo da fuori il di sotto? Cazzo, è Peppe Cato. Peppe Cato. Ma non è che si esce dal cimitero lì fuori? Sì, è dal cimitero un'entrata. Non mi ricordo assolutamente dove. E infatti non so... Ho sentito uno morire. Io ho ucciso uno zombie. Ecco qui. Venite da me. Arrivo. Così giù svelto, vai. Ma no, siamo qua. Allora c'è la valigia. Io c'ho il proiettile infiammato. C'ho quello velenante. Perché di qua c'è il passaggio? Messo, Marco.
Il boss è qui. Oh, porca. Vabbè. Moro. No, meglio non entrare così. Non sparare al boss, non serve. Sì. E qua si riesce. Dobbiamo capire dove cazzo sono loro, perché più che altro. Oddio, ho sbagliato. Anche perché è quasi morto. Che ha poca vita il boss, eh. In realtà potremmo prendercelo noi. Sono loro qui dentro, sono loro qui dentro. No, lo so, però quando si avvicina. Ragazzi, vi riapro la porta? Non serve, siamo dentro. Non serve, non serve, c'è il passaggio. Oddio, per uscire forse sì, però. Qua c'è il fuoco. Ma non si. Non rimane aperta. Ma un pochino, sì, qualche secondo. Grazie, ancella. Ahia, mi ha dato una leppa. Ma chi? Il boss. Vabbè, senti, ho fatto fuori. Beh, qui ero al tuo posto. Ho sentito a sinistra. Io sono ancora nella finestrina. E stai lì. Hai un'ottima posizione sul boss. Ma non. Chi ci ha morto proprio qua davanti. Eccolo. Se fai il giro lo ammazzo tanto, ragazzi. Qua. L'ho avvelenato in teoria. E Ocio che esplode, che ha messo una bomba. Ma è solo che adesso senza il boss non sappiamo se era solo lui. No, non è morto. Non so se è morto. Come no? Sì, è morto. Non è morto! No. Adesso è morto. Dagli fuoco per sicurezza. Ma lo puntello. Era uno solo, era? E allora, vedo qui dentro c'è probabilità anche di Sis. Ahia, ancora sta emorragia. Boh, qui nella stanza non c'è più nessuno. Ho sentito delle catenelle, chi era? Ho fatto io. Ok. In caso ce l'ho la cosa? No, sto qui, tanto... Beh, l'ho avuto. Sì. Anche questa mappa è un cerchio. Che vuol dire? Sì, possono entrare da tutte le parti. C'è anche qui un'entrata, mi pare, vero? Sai che ho un po' di famina? Sai che anche io? Mannaggia la miseria, questa fame che è via così. Che schifo, cos'è? Dai, quanto ci mette qui il pizzo? Io sento... Orco Giuda, l'ho visto al pelo, gli ho sparato! Oh bibbio, Marco, arrivo, man! Era qua dentro, nel buco, man, l'ho ci colpito sono, arrivo, no, aspetta, che quello si rialza. Pensare che sono un hacker! Ma si rialza. Qua, bastardi. Gli ho dato fuoco. L'ho avvelenato, l'ho uccisolo. Penserà che sono un hacker perché mi sono girato e gli ho sparato istantaneamente. No, mi hanno sparato! Ho colpito due volte lo stesso o era solo uno? Cioè, no, questa è la stessa cosa. Oro, occhio, scappa subito. Sono già morto. Ah, grazie. Andatevene. No, per morire che c'erano le spine lì. Quando esplode la cosa che hai tirato, Marco? Aia, mi sono fatto male. Colpito. Sparano. Colpito, ucciso. È lì proprio dove sono le scale. Eh sì. Ok. Non mi crederà mai. Sotto... Sono morti due di tre, Uno l'ho ucciso io. Vorrei andarli a lootare. Non ho più colpi, però, della pistola. Si sta muovendo... Io ho aperto la porta per andarli a lootare. In realtà, a lootarli... Asterix, c'era uno a sinistra mia. Con l'arco. Aspetta, andare che abbiamo il boss. Aspetta, così vediamo dove sono. E lì... Morto. Ma... È lì nel buco. No. Ah, è nel buco proprio. Sì, perché da sinistra mi ha sparato. Non gli andare, c'ha l'arco, Marco, ti squaglia, E se stai accovacciato ti muovi lento. Io sto aspettando che scende. Ma non scende, perché dovrebbe? Marco, da accovacciato sei lentissimo. Ma non devo andare tanto, Moro. Sto tenendo... No, ma se lui ti spara tu non la schivi. Ma non spara? Come fa a prendermi? Al massimo mi piglia da dietro. No, si affaccia e ti spara, che vuol dire? Ma non sa che sono qui. Sa che... Ha voglia se non lo sa. Non è una granata qualcosa, esatto. Incendiaria? No, non ce l'ho l'incendiaria. Che se no li potevi bloccare il passaggio.
Prova ad andarci di fronte al buco, ma non da qui, Marco, che sei troppo vicino. Ok, che di là mi ha shottato, però mi sono... Sì, per quello non sono andato. È vero. Però magari fai un po' di picking. Puoi tirarmi so. Su, volendo. Forse riesco a tirarti su. Diciamo, così vediamo se mi uccide non, su. Non è possibile raccogliere la freccia, ma non volevo fare quello. Pazzo. È lì. È ok, non t'ha preso. Se aspetti ne incocca un'altra. Ok, essere sparato. No, non tirarlo sì, sto aspettando. Per cosa stai aspettando? Volevo fargli uscire le frecce. Volevo fargli sprecare le frecce. Le frecce, Marco... Ma io non l'avevo visto. Sono tante, le frecce. Mannaggia, con l'arco. Unlucky. Non riuscivo neanche a prendere gli Ezzar per tirarlo su, proprio non potevo. Mi diceva che non potevo raccogliere la davanti, freccia. Era davanti a te comunque. Se lo no, ma non su... l'avevo visto, ragazzi, se no gli sparavo. Volevo passare per fargli sprecare le frecce e capire dov'era, perché non l'ho visto io dal... Ma l'avete visto voi spectate, ma io non lo vedevo. Dalle frecce non puoi capirlo dove arrivano. No, l'audio almeno sentivo, più o meno, almeno sapevo dove mirare. Non fanno praticamente quasi suono. No, il rumore si sentiva, come? Lo sentivo sempre il rumore. Allora sì, uno strunz. Ma non ho fatto in tempo, perché poi ho fatto due volte per fargli spiegare le frecce, la terza mi ha preso. Cosa mi metto? Fammi vedere. Questo... Stavolta cambio, mi metto... Che questo è il 45, ho fatto il prestigione, quindi... No, prendo sempre il hackering. Quello del sanguinamento, boh. Carmine! È l'ora dello sbusto! È l'ora del pacchetto che si apre! Oh, che si apre! Grazie, Simo. Già. Già. Molto gentile. Che devo prendere il pacchetto che si apre, un secondo. Fatemi prendere un po' di robe. Un bat plague, prendo. È un bait plague. Comunque, ci sono. Voglio fare così. Voglio fare l'amore. Dai. Cosa ringrazi Marco? Scrivi bene, Crow. Innanzitutto, poi sì, ringrazio. Mi ha dato dei soldi. Ringrazio sempre. Anche se è sciocchino come noi. Ecco perché ci segue. Esilio bersaglio, attiva le fonti, me l'ha dato. Non ero già a 4, a fangulo. Vabbè. Marco, se praticamente firmi il contratto... Hai ragione, scusa. Grazie. Azzarolo, ragazzi. 45 minuti ti ha rubato Twitch RPG? Godo. Fatto una tesi di laurea? Cos'hai fatto? Ma è meno male, sono sempre arrivati tutti. A giugno, se non essere arrivati 2 mesi fa, li avrei già spesi in ganja, non ti sei accorto. Partita trovata, ma non mi sembra stia niente. Facendo ho niente. Ho aperto due pacchetti di nuovo e niente... Non pullo niente. Mi sa che devi resettare la pagata. Che si può fare? Ho visto, io quando l'ho aperta oggi mi ha detto: vuoi trasferire il vecchio salvataggio o cacarti da zero? Tra l'altro, secondo me hanno ridotto il pull rate per premiare chi l'ha scaricata prima del dovuto. Ma non credo. Sì, ha detto, siccome avete faticato tanto, siete veramente nostri fan, per quelli che avevano scaricato prima, detto, siete dei ganzi, avete il pull rate aumentato.
Che palle, ancora questa mappa di merda. Però, eh. È da te quello che pulla di più il Pikachu. Pikachu. Però io ho aperto Mewtwo e basta. E io voglio Mewtwo, no, perché i pull, ragazzi, sono uguali. Anzi, se potete anche vedere la percentuale di tutti, perché io voglio Gengar. È illegale altrimenti. Io voglio vedere le carte di Gengar. Voglio vedere le carte di Gengar. Sono nella cosa di Mewtwo. Io voglio più aprire quelli. È sotto questa qui, mi sa. È sotto, che palle. Mi sa, sì. Cioè, veramente, la carta di Gengar su questa applicazione è la migliore alternativa art di Gengar in assoluto. Che non ce n'è mai stata. Chi ha sparato? L'hanno sparato, mi hanno sparato, sparato a anche sinistra. A me. Gliezar è morto. Ma come è possibile che ci ha spawnato di fianco? Sono morto, ragazzi, ma ero in preda al panico, non potevo... Letteralmente di fianco. Marco, è tutto nelle tue mani, faccela, dai. Mi stanno seguendo gli zombie. Marco, questo è un problema. Devo andare in mezzo alla giungla. Senti, li senti. Oddio, ma ci sono anche altri? Davanti. Lo sapeva! C'ha l'arco di merda anche colpito. Questo. Ma non gliene frega una sega, mi sa. Mi hanno dato fuoco, pezzi di merda. No! No, è qui! Oh, era qua davanti. Dio mio. Sì, ma che spawn di merda, cioè, vabbè. Abbiamo avuto sfiga così. Si è curato subito, tra l'altro, questo qui. Che palle. Belgio in Olanda è davvero legale all'app, tant'è che non esce. Sì, lì e comunque, dicevo, la carta di Gengar alternativa è la migliore. Cioè, mancano in quelle fisiche, sono così belle, quelle di Gengar. Tutte cagare quelle. Ce ne sono molte di carte belle, sì, ho visto. Anche le comuni, parecchio. Quella di Gengar qui è veramente bella. La vorrei fisica, ma faranno mai. Io tutti i Pokémon che mi piacciono a me non ce l'hanno mai l'alternative. Solo l'hanno fatta una Machamp, costa 100 euro. Poi tutti i Monkey, Primeape, riprendere, fanno male. Magari in giapponese. No, non ci sono proprio alternative, cioè non fanno proprio le altre R di quelli. Grazie, Nick. Bentornato, tu fammi le pozze. Io sto giro sull'arco. Che skin mi ha dato il DLC? Mi togliere queste merde, però. 10 punti. Mettiamo questo. Questo. Grondi. Ok. Buds. Eliezer, tu ce l'hai le armi? Eliezer? Chiediamo scusa. Ce l'hai le armi? Sì, da me ce li ha le armi. Da me non lo vedo senza. Cioè, lo vedo a mani nude. No, no, ce li ho. Devo riscuotere le palle. Beh, però della Kazam adesso con 151 gliel'hanno fatta l'alternative. Molto figa, tra l'altro. Pensa, lì non hanno fatto una roba su Gengar. Cioè, come fai a non fare una cosa su Gengar? Però gli hanno dato comiglia, almeno. Sì, ho capito. Vabbè, ho capito, ma non può... Cioè, è uno dei Pokémon più amati al mondo. E fai le alternative di Jinx. Ma porca miseria. Ma Jinx non... Sì, vabbè. Jinx non aveva alternativa, però. No, vabbè, c'è la full art e tutto. Cioè, fai l'alternativa di Tangela, di... Se devi fare, devi fare l'alternativa alla full art, se la mettessero nel culo. Le Rossana è il nome di Jinx in tedesco. Cosa ha trovato, Joe? Ha fatturato il God Pack. Lizard, non crederai mai a... Ma Joe è entrato nel circolo degli anziani. Questo qui è... Da mo' che è nel circolo degli anziani. Ma Joe è un anziano. Questo qui è veramente... Cioè, il Gengar messaggio X di... due Mewtwo. Non ci crederai mai. Ho guadagnato 500.000 euro ma in così, solo un mese. Ma come... Luke è così ormai. È un guru? Veramente un imbarazzo. Sì. Allora, è un guru di come guadagnare senza lavorare. Caldo il conversion, ok. E Tombarola, iniezione vitale debole. Ah, cazzo, Tombarola la metto, le altre non uso troppo. Quindi. Io ho trovato molte sex e c'è ma tutti roll. State trovando, io non ho trovato niente. Vabbè, l'olo, chi se ne frega, l'olo. L'olo è garantito. Ma sono salito a livello 5, cosa ho sbloccato a livello 5? Che poi è la rara, cioè la l'olo rara, però vabbè. Ah, che mi ha taggato, vediamo. Cosa ha trovato sto bastardo? 7000 palle.
Ah, ma il Gengar X, quello fatto... No, ragazzi, la pesca segreta con Charmander e Bulbasaur scritto sono garantiti. No, prima. Quella X non mi piace, non mi fa cagare. Le prime sono garantite tutte, ragazzi. L'avete trovata quella... appena aperta, avete aperto il pacchetto, avete trovato Charmander, Bulbasaur... No, quella è garantita. Su Goy. Era in più, non quelle garantite. Quella garantita cos'hai preso tu, scusami? Beh sì, perché alla fine poi le altre due le devi trovare, quindi... Sì, le ha trovato la X, quella fatta... Ragazzi, le X sono quasi tutte... Cioè, a parte che quelle disegnate me le accollo, ma non sono comunque bellissime. Però dici, vabbè, almeno sono disegnate. Quelle ci sono X delle fatte... X belline qui, però quelle... ma perché sono quelle disegnate? Quelle normali di merda. No, ma le X non è che sono tutte brutte. È qui sono il mostro, quelle Moltres è molto figa. È qua dentro il boss. Ma magari anche sia Airflex. Considera che in Giappone le carte vanno tanto. Io sono bloccato agli zombie. Ok, sì. Dov'è? È la bastarda. È dietro la bastarda. Ragazzi. Eccolo, Maurizio merda. Pintocchio. Non lanciare i tuoi pezzoni, per favore. E che in giro qua non c'ho neanche munizioni con sto bastardo. Ragazzi, c'è un cane. Hop hop. Porco, sentivo clicky clicky. No, sì, ho finito i colpi. Devo ricaricare. Che figura di merda, Lizard. Quanto mi ha tolto con metà vita, mi ha tolto. Sì. Madonna. Vabbè, cosa fai con metà vita tu? Scusa, ti shottano tutti con metà vita. No, ho capito. No, un fucker, man. Fucker, Rain, Apus. È morto da solo, ha ucciso il boss, il cane. Lo sto riempiendo di frecce. Aiuto, aiuto. Secondo voi questo mercato delle carte da quello che scoppierà e si è già stabilizzato, Quindi... Prima o poi magari sì, ma poi dovete più una cosa... No. Cioè, in Giappone sono giusti. Se è stabilizzato è in Italia che è una merda. Esatto, è più in Italia il problema. In Giappone è normale, quelle più rare costano... Oh, non lo tirare su, non lo tirare su. Che c'ha le spine intorno, muore subito. Muoio anch'io, però. Anche io muoio. E mi ha bloccato, ragazzi. Sì, siamo bloccati, Mor. Sono vivo... Io morirò, però te lo butto giù se riesco il più possibile. Ok, sono morto. Io ho tirato tutte le frecce che potevo. No, dicevo, Alex, che appunto, secondo me non è che tanto che... Magari si abbasserà un pochettino, ma ormai tantissima gente colleziona e dubito fortemente che sparirà o scoppierà totalmente. Quello che dico io è che, secondo me, dovrebbe essere come il Giappone. Non con la gente che se ne approfitta, perché delle full art bellissime in Giappone io le prendo a 2-3 euro su Vinted. Anche meno, probabilmente fuori da Vinted le prendere anche a... Aspettate a che così adesso... A meno, a volte resso, no, a volte le paghi di più. Il resto e poi banniamo il pisello. O so, le spine, gli ether appena ti semplicemente alzi. In Italia purtroppo se ne approfittano. Cioè, fosse stato come in Giappone, dice ok, devo pagare 50 euro una carta, ma il suo prezzo. Invece qua, probabilmente la carta che ha il suo prezzo è 50 euro, da noi la okay, fanno 50 fino a 500 vado a bandire, euro. Sto sanguinando, non c'ho voglia di neanche di cacarmi addosso. Ok. E devo prendergli tutte le frecce. Dov'è il cadavere del pirla? Qui. Servono tutte le frecce. Ma il picco c'è già stato. Assolutamente. Ma adesso si è stabilizzato il mercato. C'erano munizie qui, sì. Dove sono? E sono le scatolette che ha lasciato giù il boss. Anche lì, ah, no, okay, anche lì dove c'è il boss ce n'era una. Le ho già riprese, Fatemi togliere. Anche qui ce n'è un'altra. Ma ti fulla però con... Ma ti fulla pro. Non so che anche qui ci sono buchi da ogni dove in questo posto. Se sanguinato in combattimento conviene accucciarsi col medikit che ci mette meno e ferma il sanguinamento. Se ti accucci col medikit ci mette meno? Guarda che Reddit player che giro ormai. Sì. Letteralmente reddittato, No, io non vorrei che sparisse, perché è bello collezionare. Semplicemente vorrei che avessero il loro prezzo le cose. Da noi sembra utopia. Ma è... Curarsi, non accucciarsi. Ah. Conviene curarsi. Ah, scusami che ho visto 2C e ho letto curare. Sì, tante che ti devi curare, se ti manca una cosa non ti curi.
vedete qualche set in particolare? Sono curioso di vedere quello del Team Rocket. Team Rocket, perché da piccolo le Dark erano le mie preferite. Anche se si vocifera, stanno uscendo un po' dei leak che non sarà al massimo, cioè non sarà ai livelli. Ma non ci sono quelli che non sono finti. No, non ci sono. Le immagini, no, le immagini non sono ufficiali, ma il leak, lo scritto è ufficiale. Le immagini non erano ufficiali. Io da piccolo impazzivo per Dark Charmeleon, Dark War Turtle, Dark Machamp. Mi piacevano un botto. Le Dark, proprio Dark Gloom, bellissima. Sono tutte bellissime le Dark per me. Quindi ci spero molto che siano bellissime. Però lo farò se riesco in giapponese. Non me ne frega niente dell'Italia. No, magari prendo le TV e basta. Allora, magari il Pokémon quello lì lo farò in italiano, visto che ho anche 151 in italiano. Il resto, appunto, in giapponese. Quello magari lo faccio in italiano, perché i set completi magari li faccio in italiano. Intanto ho solo 151. Gli altri tutti in giapponese. Tutte le carte gradate che sto prendendo sono tutte giapponesi. Stanno facendo l'errante. È qui vicino, Sentire? Sentire? C'è a sud-est l'errante. Ma esatto, in Giappone scoppia solo col mercato delle waifu, che tanto a noi non ce ne frega nulla. Quindi. Sì, guarda, se ne sbatte le palle. Cos'è che scoppia col mercato delle waifu? Vogliono collezionare le ragazze, trainer. Che tanto qua non, infatti qua non valgono niente. Non parlare in game. Che segaioli, regas. Qua non valgono niente. In realtà ho scoperto che c'è una nicchia anche di ragazze che comprai. Segaiole, allora, sì. Pure. Le carte gradate. Ragazzi omosessuali. Sì, eBay, di solito. Io le collezione. Card market, card fai tu sei grofottuto, porco! No, vabbè, scherzo. Alcune sono carine, dai, sono disegnate bene. Alcune, però, altre le fanno solo perché hanno. Sono minorenni, comunque. Inizia a prendere il pisello. Faccio un giro di merlustrazione. C'è gente a sud-ovest. Ok. E quello là l'ho ucciso, invece. A sud-ovest. Bravo. È rimasta. Esco dall'altra parte. No, ci sono le cose, non posso uscire dall'altra parte. Dobbiamo uscire tutti. Ho fatto un errore grave. Qua, quello lì che è ucciso era da solo, quindi non so, magari se si rialza un casino. Eccoli, sono tutti e due lì davanti. Non so se sono due o tre. Chi è che ha acceso questa merda, Liedar? Ma sei scemo adesso, mo? Amici, io non li vedo. Ma possiamo uscire da qua, che fa cagare questo? Ma non lo sento io la musica. Vado un attimo sopra, l'ho rotto, sì. Ma no... Voglio andare un attimo di sopra. Dove cazzo è di sopra adesso? L'ho buttato giù, l'ho ucciso sul tetto uno. Occio che... Prendo fuoco. Non ci arrivi. No, però gli do fuoco, magari gli do fastidio. Non so. Ok, l'altro è... Tipo di là. Sta pistola mi piace un sacco. Come si chiama? Dopo devo vedere. Altro è di là. Invece lo stronzo giro... che ho ucciso qui. Marco, puoi vedere dietro sto carretto un attimo? Quale? Ah, va lì. Di fianco a te, di fianco a te. Ok, qua. L'ho colpito dietro il cespuglio. Okay. Quale cespuglio? Colpito ragazzi? Un'altra volta. Manca un colpo. Lassù? Ah, ma no, sta scappando. Ma l'ho colpito due volte, ormai uccidiamo. Ma è lontanissimo, ragazzi. È andato veramente distante. Dov'è quello che ho ucciso qua sopra? Vado a prenderlo, coprimi, Liezer. Questo è il cadavere. Provo a salire qua, aspetta. No, ma ragazzi, quello che ho ucciso qua... Ah, no, era qui, è qui. Questo l'ho ucciso io, Moro, questo qui. Coprimi, Liezer, coprimi. Sto... Comunque, no, erano tutti e tre. Guarda che l'ho devo lootare anch'io, che mi rifaccio la vision oscura. Alla, mi sparano. Coprimi, Liezer. Non lo vedo. E spara, dai fastidio. Credo sia quassù. Lo vedo, sì, è lì. Sì. Sono caduto dentro, ragazzi, vabbè. Porto. È dietro la roccia, qua. Sono veramente considerato tutto corrugato e accigliato. Come direbbe il mio maestro Brandon Sanderson. Aia, mi hanno sparato da dietro, ragazzi. Ma chi è? Brandon Sanderson, uno scrittore. Fantasy, no, grandissimo. Da qua siamo circondati. Sono dall'altra parte, Moro, attenti, sono in due. Aspetta, ma non andiamo, che devo siringare un attimo. Andiamo via, non andate verso di loro. No, non andavo verso di loro, andavo dentro Moro. Casa per non farmi sparare. Andiamo verso... Hanno tirato qui, occhio qui.
Siamo chiusi, saliamo sopra, prendiamo pusciamo, le gambe. Pusciamo lui, pusciamo quello da solo qua su. Aia, mi ha sparato da dietro. Sparano, sparano un botto. Il culo. Ok, ho ucciso completamente no look questo stronzo. Andiamo via, andiamo via. Aspetta andiamo che prendo, prendo il loot. Vai, non c'è bisogno, non c'è bisogno che lo gli dai fuoco. Ah no, era l'ultimo dei tre. Posso lootarlo anch'io, dov'è? Qua dove siamo noi. Pingamelo. È lì. Andiamo via, andiamo verso sud. Io ho ancora 4 secondi. È pieno, dobbiamo andare verso sud. Marco, scappa, ci ho guardato io. Tieni lì per dopo, tu. Due ce ne sono sicuri perché li ho visti anche io. Erano 4, io ne ho visti 4. Ma ricombattono tra come... di voi. Infatti. Sparano a sinistra. Venite di qua. Comunque la pistola. Cioè, con una pistolina piccolina così ne ho uccisi due. Fortissimo. Aia, Marco è morto. Non posso lasciarlo solo, ragazzi. Mi ha ucciso in testa con un pizzocchero. Dov'è che sono? Laggiù. Ne ho colpiti due, tiro su Marco. Marco, scappa subito. Scappa subito. Mi metto davanti. Aia, mi l'ha colpito. Scappo, 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 scappo. Andiamocene. Siete senza durian. Mi devo curare, aspetta. Siringona. Dai, sono avvelenato. Non c'è la siringa ecco del veleno. Mi prendo sempre la siringa forse del stanno veleno. Sparando io. Tra di loro. Andiamo dietro le rocce. Sempre verso sud? Oddio, sempre sud. Anche a destra. Da dietro, no, è da dietro, è da dietro. Veloce, veloce, sud, 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 sud. Sì, ma sarà un casino qua se andiamo al carretto, però, Eh certo. Va, venite, venite, venite di qua. Cerchiamo un passaggio stretto e diamo fuoco. Ma gli non lo trovi nella giungla, qui nella foresta. Se riusciamo ad avere almeno la parte destra, la parte sinistra coperta, però già roba. Qui siamo proprio allo scoperto. Sparano un botto. Spero che si incontrino prima o poi i due gruppi, così magari si dà un fastidio un pochino a vicenda. Vai, vai, mi hanno colpito, mi sono caccato addosso, ragazzi, mi sono caccato addosso. È uno solo dietro di noi, C'è uno solo dietro di noi, Aspetta, provo a buttare una distorcente, così li distrae. Una diseredante. Quanto si allontani? Oh, porca miseria, quanto si allontani. Correte, ragazzi. Cosa sparate? La vecchia, mi sa. Oh, facchio, la vecchia. Tanto sanno che siamo qua, quindi chi se ne frega. Sì, sì. Dove andiamo? Il sud, sud. Sto correndo sempre. Dove vabbè, che tanto sud. Era sempre. Si stanno sparando tra di loro adesso. Godo. Nessuno è stato scolpito. Partita, ragazzi. Ma hanno sparato di fronte a noi o ho sentito male? Hai sentito male. Cioè, io non ho sentito niente, perlomeno. Non lo so. No, anch'io. Ho ancora 4 secondi, Uno l'ho usato prima. E l'avevo ripreso da un corpo. Altra uscita lì davanti. Ha riaperto l'Ifer. Chi? Pietro Lifica. Che zitto. È anche un pustazzo de merda questo dove attendere il carretto. Io poi c'ho l'arco come primario, che per carità da vicino è ottimo, però... Devi fotterla da qualcuno per terra l'arma. No, ma sta pistola, cioè con la pistola hanno uccisi due alla fine da lontano. No, non vabbè, è male sta pistola qua. Da lungo. Il problema è che ho 10 colpi. Ok, date un occhio. Adesso vi dico. Non ci stanno seguendo per ora. E allora aspettiamo qui al coperto. Lì vi si vede il cazzo comunque. E sta dietro le ruote perlomeno. Ma non c'è nessuno, ragazzi. Fermo. Una cosa che vi chiediamo, amici. L'ha scritto Moro nel gruppo, abbiamo fissato anche il messaggio. Mi raccomando, non spoilerate le carte. Se volete mettere le robe, mettetele sotto spoiler. Sì, poi, boh, anche quella cosa lì, sti cazzi, cioè... Vabbè, uno magari non vuole, non fate... Non vedere le carte, boh, non si è mai vista sta roba. C'è gente che li vuole scoprire da solo, è giusto che... ho capito, ma... È veramente...
trovo un pochino ridicola come richiesta di spoiler quella. Sono le carte Pokémon. Eh vabbè, oh, magari uno se le vuole trovare da solo, ci sta. Ora li scrivo alle 20. Esatto. Cosa stai dicendo? Non costa niente. Samuele. Per cosa? Leggi. Ah, sì, sì, sì. Si scrive dalle 20 20 alle 22. Eh sì. Sì, sì, per carità, Nicola, non costa niente metterlo sotto spoiler, è vero. Perché dico, cioè, se ti becchi la cosa e ti lamenti dello spoiler, ti mando anche in culo un pochino, però. Vabbè, no, scusa, se diciamo di mettere sotto spoiler, no, non lo certo, fa. No, certo, dico, non costa nulla mettere sotto spoiler, però se menti che capita, chi cazzo si lamenta, che... C'è delle carte. Tanto non le è... Comunque, quando vedi le percentuali te le fa vedere tutto. Non sapete chi è. Sì, esatto, cioè non è... Non sapete chi è Samu, ragazzi. Bomba. Devo okay, mettermi oh. I puntellini, mi devo mettere, aspetta. Questo, questo... Non sapete questo. Chi è Samuele, ragazzi, non è... è inutile. Cosa mi posso mettere? Io ancora c'ho pochi punti da mettere. Metto questo. Poi metterò Necromante. Da Prestigiacomo ce n'ho ancora pochi. L'iniezione vitale, fammi vedere la skin che ho preso. Wow, bebo bebo. Devo mettere i proiettili avvelenanti. C'ho da fare la sfighez. Tuo compagno di squadra ha lasciato la squadra. Marco, dai, sì. Torna qui, perché non vuoi giocare con ho noi? Ho visto tutto in diretta. Per favore. Non credo, Crow. No, ma bisogna fare con le armi di precisione. Mi fanno cacare i cecchini sto gioco, mannaggia. Oh. Io cosa devo fare? Sai che non vedo mai le entra, sfide. Entra. Distruggere le zucche ancora la devo fare. E quando ne becco una la faccio, ma... Sto pensando se tenermi l'arco o no. In alcune volte può essere fondamentale, altre volte è un po' fastidioso. Ti dirò, cioè dipende dal... Più che altro è che non sai prima la mappa, quindi... No. Secondo me... Perché non lo so, magari va a ciclo come su Apex, non ho capito. Perché prima abbiamo fatto un po' di volte quella... Della palude. La tengo per l'ultima partita, in caso cambio con quelle per terra. Secondo me adesso siamo ancora nella mappa nuova, e nella mappa nuova secondo me l'arco non è il massimo. Ripippo. Perché gli hai detto col punto esclamativo Kiezer? Eri così entusiasta di dirgli l'orario? Sì, certo. Sta. E sono contento di farla con la roba. Due mappe sono ancora in manutenzione per il cambio del motore grafico. Sì, praticamente devi confermare il risultato. Ma l'avevo confermato perché era uscito. Sì, perché era uscito. Samuele nel Thermoverse. Vabbè. Ma speriamo non le mettano quelle, Edo. Erano la stessa mappa, erano facevano cagare. Chi sono i grugnitori? Sono gli zombie, dicevate. Normali, però ce l'ho bloccata sì. Tanto, quindi... Di quelle solo se c'è il point. Faccio uno sbusto intanto. C'è una pescata misteriosa. Divelto un pacchetto per voi, ragazzi. Vai. Il minuto dello spacchetto. Ah, vediamo Franci come è messa. È il minuto del pacchetto che si divelta. Ma Bulbasaur di nuovo, no? Il fatto è che non ti dice le carte che hai, o te lo dice? Certo, sì, sì. Ah, no, sì, te lo dice, c'è il simbolino, sì. L'ho visto adesso. A nessuno... Oh, c'è sempre Gloom, ma tutti state trovando Gloom, e basta. Vabbè. Proviamo con Gloom. Che poi è Marco, carina, dimmi ha uno stile molto particolare. Marco veloce, grazie. Se te la dico subito, poi esce sempre la stessa cosa. Dai, ma perché allora, non trovo neanche quella il pesca? Il bullone. Non vedo, è troppo lontano. Questo è l'uovo. Machop. Ancora. Ancora, vaffangulo. Tra l'altro quello è quello del...
Ma adesso le doppie cosa te ne puoi fare? Niente, ricorda un po' quello del set base. Le doppie... quello del set base era, non è... Sì, ricorda. È uguale proprio? Sì, sì. Le doppie ti servono per mettere gli effetti sulle carte. Vabbè. Cosa vuol dire? Effetti di, proprio di potenza? Visivi. O no, visivi? No, di, visivi quando le butti giù nel campo. Ah, okay. Fanno l'effetto. È solo quello, serve solo a quello lì le doppie? O per averne di più nel mazzo. Finché non attivano gli scambi. Perché, perché c'era una parte del tutorial che diceva che se hai più di due carte puoi tipo prendere la polverina. Non so cos'era quella polverina strana. No, la polverina è quando spacchetti. Quello è quando spacchetti. Per mettere gli effetti ti servono più carte della stessa okay. carta e la polverina. Ok, ok. Quando spacchetti, ogni pacchetto che apri ti dà una polverina che le puoi accumulare, quella lì. Le puoi accumulare e puoi comprare la carta che ti manca. Ok, tipo. Ok. Costano ovviamente in modo differente. Riconnessione al server. Sì, sì. Porto il server. Facciamo sì. Attendi mentre tendiamo di... Tentiamo, che tendiamo? Tendiamo. Come l'arco. Bowsers, ragazzi, eh? No, mi sa che facciamo no. Facciamo no, ragazzi, e via, dai. Va bene. Annullare la riconnessione, va bene. Sì, l'abbiamo provato e Dorso non mi fa impazzire, dico la verità. Ma... Boh, non mi dispiace se vuoi imparare a sparare. Ci è che Ant lo proprio... gioco perché Ant, in questo modo. Sì, quindi è, magari lo puoi fare per provare delle armi, per divertirti un pochino, ci sì, sta. Sì, però sì, non sì. è la modalità che mi fa impazzire. A me piace giocare Ant proprio per come formulato il gioco già di base. La freccia mi si è inficcata negli occhi per un attimo, che schifo. No, no, non è polverina di droga. Ma poi è digitale, che ci fa? Che pippo, lo schermo finto. Conviene giocarla, secondo me, se ti vuoi allenare un po' a sparare e se vuoi provare qualche arma, magari, qualche tattica, non lo so, può essere interessante. Però, se ho voglia di giocare Ant, apro Ant e gioco la modalità normale. Vediamo un po' le ricerche qui. Grazie democrazia. Grazie democrazia cristante. Sempre bello, eh. In che senso ciuccia? Ah, di batteria? Ma lo tiene aperto tutto il tempo, scusa. Serve te l'ho aperto. Non è Pokémon. Sento, poi cosa cazzo ci hai fatto? C'hai il telefono molle. Ma se ci stai giocando da stamattina, anzi è buono. Ah, comunque 39%, porca troia. È buono. Cazzo di telefono è... Vabbè, come fai a spacchettare così tanto, Tobias? Avrà comprato... No, ma il primo giorno, Marco, se ti metti a farti sì, ne volendo le puoi... Una ventina, le puoi missioni. Ti dà un botto di... Mi ha preso tipo il 30% di batteria in 10 minuti. No, allora quello è un problema del tutto. Ma che telefono avete, però? Ragazzi, io... Scusate, io l'ho aperto. Io sono al 62%, ma stamattina non c'avevo la batteria al 100%. Sì, mi sembra più un problema del telefono, perché non mi sembrava ciucciasse nulla. Ma... No, anche vai. Io ho il Pocophone F3. Che no, cioè, non è F3, Pocophone. Perché, vai. Che? Ho fatto vedere il cazzo in live. No, che deve subire un altro intervento alla schiena. Che palle. Madonna, secondo me lui fa comunque troppe ore di live. È un grande, quello... perché si vede che è appassionato, però è veramente con... Cioè, già no, io lo capisco e sono l'1% messo male di lui. Magari non è che deve farlo perché... No, no, è per il suo problema. Sì, no, perché lui in quella posizione gli avevano detto che comunque è difficile stare piegato in quel modo tutto il tempo. Poi lui fa tante ore di live, non è come alcuni. Ma infatti ha detto che deve rinunciare anche a Luca Combs. Lo posso fare io che ho le missioni, amici. Mi spiace. Ma tanto la dà a tutti, Marco, eh. Se la facciamo noi. Oh, porco giù le zucche che ti scaravento per terra, te le dà a te. Chi ha sparato? Io. Dov'è il puzzo? Marco, hai detto lo vuoi fare tu, però qui c'è un po' di... Dov'è? Di disorientamento. Cos'è questo suono che ho sentito? Amore, lo sai che ti ho quasi tirato un cazzotto? Cioè, è pericoloso, eh. Gli ho quasi... Nel gesto l'ho sfiorata. Ha fatto un verso tremendo, cioè... Sì, era... Ho quasi fatto la popò anche io, per dire. Ma che sia amore grazie. A parte che prima o poi morirò e mi dovrà portare all'ospedale, godo. Che mi vede morto, così impara. Ma poi... Guarda che godo, non... Un gesto di stizza, magari gli sfondo i denti, mi dispiace.
Non è cosa che direi io, comunque, godo, ecco. Allora, io non posso dire più niente, se sono morto, però. Dove dobbiamo andare? Dove cazzo ci pare, Lizard, dai. Andiamo di qui. A nord non è più vicino? Hai detto dove, no, cazzo, uguale, ci pare? Io voglio andare di qua. Uguale, uguale. Scusa, hai detto tu e voglio andare di qua. Ma io vado di là, allora. Tu vai dove cazzo ti pare? Ma sto seguendo Lizard, Mordo, dai, non metterti in mezzo, forza. Perché lì c'è l'acqua e non ci voglio camminare, mi sono già rotto i coglioni, Questo è vero, però Liezza, non effettivamente. Cosa sono le ricompense e cosa servono? Ma non ho la freccia! Le ricompense sono delle cose che servono a... Ci premiano dopo aver fatto qualcosa. Esatto, è un premio, un premio. E il premio dopo aver combinato qualcosa di cui andarne fiero, ecco. Questi sono degli insettazzi, li prendo nel sedere. Non posso, sono pieno di slugma. Isteria. Madonna, però che palle. Vabbè, no, l'ha fatto comunque apposta, Hai urlato tantissimo, hai fatto cagare. Ma allora, se busso non mi senti, se vedo qua. Ma con garbo, fai con garbo, scusami. Una vecchia merda. Cosa ha trovato, Franci, nelle buste? Cosa hai trovato, amore, tu, nelle buste? Oh, aspetta. Un attimo. Vabbè, a parte quella scriptata era Charmander, la sua. Liezzaro, paura del buio. No. No, l'ho fatto apposta. Ragazzi, forse è qui da me, Ma dov'è la vecchia stupida? È qui da me, è qui da me, venite da me. Ma è qui, vabbè. Qua ne ho una. No, ragazzi, mi serve il medikit, non ho preso la siringa, ho sbagliato. Non ho preso la siringa, Liezzaro. C'è il medikit qua intorno? Ce ne l'avevo visto uno. Ecco. Ah, qui, aspetta qua. Codo. Ancora bianco, quasi quasi, già scendo a fare il boss. Dai, facciamolo. Vi pingo qua e dove si scende, che è sempre dove l'abbiamo fatto prima. Dracco, c'è scritto la ricompensa. Ma che ricompensa stai intendendo? Quella di Twitch? Non sto capendo. Ragazzi, i soggetti sono molto importanti. Sì, ma non ho capito comunque. Lizard, ma se ammazzo questo? Aspetta. Ma lo sai. Io l'odio il coso qui, l'assassino. Lizard, esploso tutto! Sì. Correte, per favore, tutto. Che l'assassino lo odio, non lo voglio fare da solo. E te lo dice cosa sono? Sono skill di solito, non ti danno robe per migliorare il gioco. Ah, i drop, dici? Lizard, l'hai presa quale esperienza? 500, sì. Non mi ricordo. Andiamo da Moro, che è lontano. Arrivo. Mi raccomando, esatto, salvatevi il link di Stan Gaming e di Amazon e del giveaway che finisce domani, tra l'altro. Mi raccomando, fate il giveaway se non l'avete ancora fatto e salvate il link di Stan Gaming e di Amazon. Ho messo la burra nel codice di offerta, come Thermos 5 su offerta, Cardtor, amici, aiutateli, aiutateci, mi raccomando, in questa collaborazione, perché loro sono molto soddisfatti, noi siamo molto soddisfatti, voi vi prendete le carte a prezzo bassissimo, fate il confronto pure con gli altri store, amici, vedrete. E tra l'altro ci ho trovato Charlie nel robot, che costa 150 euro, quindi insomma, portano anche bene. Siete voi, sì, scendete giù. Ah già, vero, devo fare il giro d'altro. Qua, va davanti, ve l'ho pingato. Sì. Ancora bianco, sì, ancora bianco. Sto morendo di affaticamento con questa signorina, povera. Devo curare un attimo. No, è sempre sto posto di merda. Devo portarmi la mazzetta, sì, lo sapevo. Adesso il boss lo devo fare con l'arco. Beh. Sono io, amore. Sto Ciao. Va bene, grazie. Farò neanche essere così clown, Franzi. Porco Giuda! La New Army, best pistola, Di belle. Fai vedere le belle che hai trovato. Ma perché tutti avete trovato delle belle? Io no. Ma tu sei sfigato, cosa fai? Ah, vabbè, quella di Charmander è quella, sì. Ma quella... poi ho fatto la carta di... Sì? La pesca? La pesca e ho trovato Bulbasaur. Ecco. Ah, ha preso anche Bulbasaur, quindi c'è sia Charmander che Bulbasaur. La pesca, quello è scriptato, Bulbasaur. No, no, il scriptato era Charmander. Poi ha trovato anche Bulbasaur. Bene, io ho preso gli scarafaggi che ti avevo messo in faccia, erano coriandoli ovali. No, è perché c'era la luce di merda. Morto? Okay. Sì. Aspetta! Ah no, ok, tanto non ce l'ho. Non lo fa più vedere.
Qua può arrivare gente. Bianco, come si chiama il gioco per telefono? Pokémon Pocket, ragazzi. Se volete i nostri codici amico, andate nel gruppo, nel server Discord e in sala giochi. Se aprite la chat, vedete la sezione. Per carità, i nostri codici li potremo mettere anche nel messaggio pinnato, effettivamente, su Telegram. Poi, ovviamente, io prima accetto. Adesso accetto un attimino le persone che conosco per bene, poi accetto tutti quanti di nuovo. Già vi ho accettati. Dovrei avere già accettato. 25. C'è un tratto qui da prendere, Segugio. Però un tratto penna. Io ho accettato tutti per ora. Poi, schifo, Segugio. Ho bisogno di posto, purtroppo eliminerò qualcuno. Vabbè, tanto non ne ho adesso, quindi. Oh, ma infatti. E da Liezzer ho preso uno Squirtle, dice Shanks. Ma uno Squirtle base? Perché io non ho trovato nessuno Squirtle bello, quindi... Sarà uno Squirtle base? No, sì, no, ovviamente dovete... cioè, se prendete carte normali, ragazzi, quelle vabbè... Sì, vabbè, quelle chi se ne frega. Dragonite è stata la mia prima pesca fortunata. Vabbè, serve per la missione, quello che è. Sì, sì. Fammi essere già a livello 4. Beh, basta giocare un attimino in realtà, amore. Cosa? Ma anche solo fare il tutorial arrivi quasi al 3. No, fai le battaglie, fai le... Arrivi a 2. No, ma devi selezionare le altre robe sotto. Fai le altre robe sotto, dice. Non puoi fare nulla. Ho fatto tutto. Hai fatto tutto? Non è vero, non è possibile. Ma continua a spacchettare, ti dà sicuramente le missioni, apri i pacchetti, robe del genere. Anche perché ti sblocca in automatico le battaglie, quindi. Fai, ricevi tutto. Ma non aumenta il livello... È morto Marco Liezzar. Da qui di fronte, credo. 12 metri. Dalla grata, Liezzar? Non so, non ho visto. Sì, probabile. Ma ci arriviamo, Refide. Dopo ci guardiamo. Arrivi fino al 5 senza aver mai giocato una partita. Vedi? Arrivi fino al 5 senza aver mai giocato una partita. Ma io non li vedo, ragazzi. È lì nella grata. Ma mi hanno shottato, ma non li vedevo, stavo puntando io. Era a sinistra, Marco, era a sinistra. Ma porco Giuda, L'ho pure sparato. Hanno usato le clessidre. Ma te le danno le clessidre. È obbligatorio, sì, te le danno apposta. Sì. No, ma vanno usate. Io sono un'accumulatrice. Sì, tu sei un'accumulatrice, tu sei Luke. Lei è Luke. Presente Luke nei giochi che risparmia tutti. Merda. No, ma li devi usare quelli, sennò che te ne fai a fare. Ma tanto mica puoi aprirne due e basta. No, non adesso puoi fare le missioni, poi più avanti ce n'hai due sicuri al giorno più tutte le missioni che fai. Anche i due che si accumulano. Gliel'ho detto. Sì, ti si accumulano fino a due. Poi non è. Ti si accumulano fino a due. Però ne puoi prendere poi. Quel ragazzo dell'IT. Ma adesso apri con le. Fidati, usa le clessidre. Io ne ho 10, 5, 12. Quante ne avevo? O 5, 12. Non mi ricordo. Era un numero del genere. No, non voglio Maurizio Kanz. Vedi cosa trovi, dai. Io non ho trovato un cacchio. Cioè, ho trovato Gloom. E già comunque più di tanti in chat ho visto. Prenderne due. È vero che sono Felice, mi scordo sempre ed è sempre bello leggerlo. New Army, mettiamo questa lì. Allora, prendiamo la signorina Luder. Sto giro uso il Krag, frega niente. Il Krag l'ho sbloccato, mica ci ho guardato. No, lo sto usando questo proprio perché ho pochi sordi. Eccoci qui. Ho sbagliato iniezione. No, non è vero. Sì, l'unico motivo per cui tenere le clessidre è magari aspetti la prossima espansione. Vedi? Sì, però appunto no. Dicevano l'unico modo che lungo, cioè Simone, l'unica cosa che sensata so che sei. Di tenere le clessidre è la prossima espansione, però non ha senso, cioè allora non sai neanche quando esce. A parte non sai neanche cos'è. Arriva a 5, tanto si può. Lavorativo termoracolo. Dato che domani pomeriggio vengono a cambiare i contatori dello stabile e saremo senza elettricità per 2 ore e oltre. Il mio capo, Marco, ovviamente, ci farà tornare a casa prima? Non sono il tuo capo. Chiudilo e riapro. Flareon, dai. Chiudilo e riapro, però avevano detto che fungeva da rifare. Aspetta, Quindi mi fa piacerissimo, maledetta la miseria. Tanto apro anch'io l'app. Non ho riscosso la ricompensa. Supremo. Non lo so.
Adesso piano piano sali. Devo usare una clessidra. Ma qualcosina mi tengo anch'io sempre di clessidra. Adesso ce l'ho 240, però... Magari il suo capo si chiama Marco, che ne sa. Ma, so. Non ci sperare troppo, che torni sui Stan Gaming. Ne ho 29 di clessidra. Ant non va mai in sconto, quindi dubito che lo troverai sui Stan Gaming. Ma quegli oggetti che dai con ringraziamento poi a che servono, quindi? Le per bustine? Lo shop. 240 nei 4. Se le usate, sì, nei 4, sorcio. Ah, per scambiare in clessidre altro, ok. Beh, ma Moro comunque gioca... Ma che bello sto Charizard! Ma non... mi sa che non arriva su Instant Gaming, Ant. Te ne usavi... Te giochi da un mese. No, 2 settimane questo gioco, quindi comunque ne accumulate di più di... Sì. Vabbè, ma fai conto che l'ho accumulato in pochi giorni. Oh, ma non così. Hai... Sì, no, infatti... Non in 2 settimane. All'inizio te ne dà una marea, poi sicuramente più avanti meno te ne... Porco Giuda! È sempre peggio la vibra. Taichi, guarda Taichi! Dedo, Johan. Io ho accettato tutti, però. Ma ragazzi, ma alcuni io non so chi siete. Stepotto lo so chi è. Io la maggior parte dei nomi li ho riconosciuti. Tipo Annarella. Chi è Annarella? Chi è Annarella? Beh, ma sarà sicuramente qui della chat. Forza, detto solo qua. Me è Nicola Annarella. Cosa, amore? Non arriva. Brava, amore. Sei più avanti di me, comunque, mi sa. Marco, per cortesia. No, amici, non mi isolate, dai. Aspetta. Marco, siamo già andati, Marco, siamo già andati. Sei rimasto indietro. No, non ti picchiava nessuno, eri fermo lì. No, sentivo dei rumori strani. Adesso vi accetto dopo di nuovo. Ci penso. Oddio, non ci penso. Torno lì. Anna, al contrario, sei tu, Annarella. Ok, dopo ti accetto, allora. Di sopra. Porco Giuda! Chi era? Ah, la bastarda qui, la vecchia. Allora... La secca mummia. C'è un altro subito qui, di Indicios. Comunque di zucche non ce ne sono così tante in giro. Pienissimo, Marco. Sono i trattori, come si chiamano? I trattori, la fattoria, volevo dire. I trattori? Stavo pensando ai fattori, ho detto trattori. Le fattorie. Piripiripim. Pim, pim. Vecchia. Pozzolis family. Vecchia, un'altra vecchia, una vecchia. Sdellaprila. Sium. Niente. Bobosti. Ah, c'è una zucca. Un'altra vecchia là davanti. Ok. Ce n'è una a nord di Indicio. Andiamo a nord. Ucciso la vecchia. Chi ha detto misteri, scusate? Ah, per il trattore, madonna che giri. Niente, è stato malissimo, Sì, ho sentito sparare, lontanissimo. Sì, anche io. Era verso nord-est, ma era molto lontano. Ehi, là dentro, l'indizio. Senti quanto sperano, sarà sì, l'altro boss però... forse, il Stanno facendo un bel po' di gadroffi, Sì, lo sento già il macelliere qua dentro, ragazzi. Bianco. Ci ho preso, che figura di merda. Ma se faccio un mazzo con Pokémon di tipo perché diverso, che energia mi dà? Devi selezionare tu l'energia che metti, che vuoi. Sì, quindi non ti il mazzo lo puoi fare tu. Cioè, tu puoi mettere... Un coso, poi non puoi cioè giochi e non fai niente durante la partita. Non fai niente, semplicemente perdi tutte le partite. Non lo uso. Uso la pistola. Oh, dai! Mi arrivo, segue, Marco. Amici. Ditemi che c'è una mazza, qualcosa. Ma che sei incastrato. Oh, Bibbio, aspetta, devo ricaricare la mia piccola arma. Carina! Oddio, ma ce l'ha con me proprio, ma è un'antipatia incredibile. Marco, li stai proprio sul culmine, mi sa, Mi ha dato fuoco, il merdoso. Ho tutto il caricatore. Ho due colpi, ma sta pistola... Cioè, ma scusami. Aia, è di qua, Marco. No, spegni il fuoco, mi ha rotto tutto il cazzo. Aia. Non mi fare, colpi, per favore.
pugnalo. Non vedo bene. Vabbè, è morto, bianco. Dai. Coltellatina e via. Ok, era bianco, allora alla grande. Tirano qualcosa, tirano bombe, ragazzi! Allontanatevi! Sono arrivati. Ho sentito... Io con zero colpi dell'arma. Sopra ce ne sono, però venite. Credo, ma non è esploso niente. Ma ho sentito... Ma era bianco... Possibile che non già qua, scusa, doveva andare rosso. Io ho sentito un psss della... Te l'ho data un po' di distanza, te lo dai. No, è verissimo, infatti, ma sarò matto, mi sa. Qui c'è uno col medikit. Il maialone si può spegnere con le bombe asfissianti. Sì. Ah, è vero, la sapevo sta cosa. Me la dimentico sempre, ma la sapevo. Qualcuno ha detto uè, mi sembra, Dice una vecchia. Ci sono i colpi in giro? Sopra, te l'ho pingati qua? Prima, all'ultimo piano, nella mansardina. Comunque qua abbiamo la mucca, quindi a meno che non la uccidono... Da dove si sale? Da dove si sale? E sono le scale. Ma c'è un albero. Sia qui, Lizar, che qui. C'è un altro coso di munizioni pure? Sì, sì, ce n'era un altro, non mi ricordo però dove, giù. Vado a prenderlo. Mo te lo ritrovo, eh. Ah, no, era fuori, era. Vabbè. Era qui. Ben uguale perché c'ho bisogno. C'è Irving Roberts, Harry Traveberg. Qui si scende anche Wyatt nel merdoso. Ma si scende proprio. Hanno sparato! Sì, sono... Secondo me però dall'altra parte stanno facendo l'altro boss. Al mulino Split River. Facciamo il pollo. Ah, ci abbiamo l'uscita. Il pollo? Sì. Sì, grazie. Sì, infatti, fa vedere. È un po' come c'era il birrificio bizantino, mi pare. Eccolo lì, Teori. Faccia da scemori. Marco, gli compri un piccolo sombrero? Allora, hanno dei papillon, però Gigi glielo riesce a mettere, Ori se lo toglie subito, non lo vuole tenere. Io devo vedere se Pedro... Perché secondo me Pedro si fa fare proprio di tutto. Ma il papillon, secondo... Perché Gigi, che è una befana, il papillon se lo tiene comunque. No, io gli voglio mettere il sombrero a Pedro. Il sombrero è già più ingombrante, non però lo so. Però mi ci vorrebbe un sombrero giapponese. Perché comunque ma Pedro... Non perché è Pedro, ma è uno un misto Shiba, quindi... Ci vorrebbe qualcosa di messico-giapponese. Cos'è? Ma scusa, da dove è entrato sto coso? Cos'è sto coso? Ma scusami, Cappello di paglia da samurai. Porco Giuda, che male che mi sono fatto. Porco Giuda, che male che non mi sono fatto io. Perché tu sì? Io sì, ho perso quasi una vita intera. È pronto? È pronto! No, è appena andato a fare il pollo, Moro, non credo. Ma qua c'è un'altra cassa, ragazzi, vado io. Arco, grande. Rischio. È vuoto, dai, usciamo. È vuoto e dobbiamo uscire proprio qui. Ovest. A ovest. Andiamo a ovest. Marco, smetta di giocare con la pistola. C'era l'asfissia. Andiamo a ovest. Prendetevi le munizioni qui, eventualmente. Non posso, sono nudo. No, ho foto Pedro, dai. Che la mando... schifo, ragazzi! No! Non scappare, per favore. Eh no, avevo il coltello, faccio casino. Non ci ho preso. Ok. Devo curarmi, Pedro, torno indietro al medico. La mando tutti i giorni su... nel gruppo dei sub. Molto piccolino, Pedro. Un cane simpatico. Guarda, se hai visto qualcosa in 3D, a me fa schifo probabilmente. Però non è detto, non è detto. Tra l'altro è pigrissimo come cane. Ieri sera... Oddio, c'ho le trappole, ragazzi, occhio, Ha messo le trappole qui. E voi avete i punti, io non ce li ho. Scusa, c'è nessuno. C'è uno... Sì, c'è gente c'è uno là. Uno, però, sì. Dietro questi tronchi qui, Ma non si è accorto che... Non ha sentito i cavalli, si è addormentato. Eccolo. Lassù. È andato via.
No, era quello lassù. Vabbè, unlucky per lui. Quanto ha Pedro? Qualche mese? Cioè, in teoria hanno detto 4 mesi. A me sembra grandicello per aver 4 mesi. Cioè, si vede che è piccolino, eh. Però avrei detto qualche mese, tipo 6 mesi, magari qualcosina di più. Però li metto le foto nel gruppo dei sub. E comunque il Pikachu Ciccione è bellissimo. Ieri sera l'ho portato fuori. È del nonno, ragazzi, l'ha preso. Sì, è di mio nonno, e gliel'hanno preso domenica. È venuto a casa domenica. E ora, alcune razze crescono in fretta. Il fatto poi che non credo neanche cresca tanto più di così. E dipende con chi, con chi è l'incrocio, dipende. Non volevo uscire. Perché se l'incrocio i genitori pistolino. I genitori erano poco più appena più grandi di lui. Comunque gli Shiba sono 40 cm d'altezza più o meno, non è che sono tanto alti. Guarda che riscuoto le ricompianze. Diciamo che in confronto a un bassotto sono grandi, in confronto a un pastore tedesco no. Certo. No, aspetta, devo mettere i punti celli, scusate, vi ho tolto tutte le prenotazioni. Io cos'ho? 17 pubi, effettivamente. Che cos'è? Mira inamovibile, non lo posso fare, non c'ho il rango. Facciamo così. Via. Pronti. Aspetta. Ok, usati tutti. Faccio vedere una foto di Pedrito. Il cane. Anzissimo. Ci sono Shiba più alti, ma vabbè, dipende comunque. Anche dai genitori, appunto, da tante cose. Ci sono anche gli Shiba molto alti? No, no. È un'altra razza quella, sono gli Akita. Metto Pedro che aveva sonnino. L'avevo fatta già vedere ieri sera, in realtà, questa. Però poi non gliel'ho fatta le altre foto, ma... Che ricordiamo, comunque, Pedro non è un barboncino giapponese. No, no, questo sicuramente no. No. O un volpino anche, non è neanche un volpino. No, neanche quello, mi sembra. Però mi forzi a fare la sub. E muoviti allora, no? Cioè, metti che ti capitava la pubblicità mentre facevo vedere la foto di Pedro. Cioè, ci pensi a questa cosa? È un rischio. È un rischio. Palesemente un alano islandese, sì. Il fantastico Pedrito. Il Giappamperro, sì. Giappamperro è bello. Devo prendergli, ho detto ieri, devo prendergli il collarino, che l'hanno perso subito quello che c'aveva. La pettorina mi fa scagazzare, quel bikini. Potrebbe essere un bel burrito. Sono un burrito giapponese, burrito, ovviamente. Burrito, però mi faria il burro e l'asino. No, il burrito, sì, vabbè, nacho. Lo so, ho capito, però. Ori aveva un osso con scritto Rudy. Ori, sì, vabbè. Rudy aveva un osso con scritto Rudy, semplicemente. Dovrei chiamarlo Sancho Panza. Cambio nome, Sancho Panza. Non è vero, ormai è Pedro e mi fa ridere che sia Pedro, ma è uno Shiba, comunque. Non so come gli sia venuto in mente di chiamarlo perché così. Perché Pedro, boh? Non lo so. Cioè, almeno dategli un nome giapponese o simile giapponese. Pedro, proprio non lo so. E poi noi l'abbiamo cambiato il nome al mio quando l'abbiamo preso. E il giapponese, come cazzo lo chiami? O lo chiami Hiro, come tutti gli Shiba del mondo? No. Anche Coso, Anche Achiko. Achiko. Sì, no, doveva essere Raymond Acquaforte. Ma che schifo. Ma che non... pensa poi il fatto che è di mio nonno. Io non posso dire a mio nonno. Chiamalo Raymond Acquaforte. Non... No. Già non si ricorda quasi di avere un cane. Quindi figurati se... Non l'hai chiamato Inu. Bello, eh? Il cane.
Io ho sempre sognato in realtà di avere un cane e chiamarlo cane, comunque, senza... quindi ci sarebbe stato da me, Marty, effettivamente. Io ricordo che Korn ha chiamato il suo gatto Cicci perché lo chiamavano Cicci a caso, come parola, sì, a caso, ed è rimasto Cicci. Ma che nome è Cicci? Lo chiamarlo montagna col sole che sorge, cartello col sole che sorge, quadrato. È un po' complicato chiamarlo così ogni volta, vero? È un po', sì, un po' difficile. Un gatto l'avevo chiamato però, zio. Perché sei ancora l'unica che scrive LOL. Non è l'unica, Liezer, purtroppo. Beh, chat sì. Sicuramente è la ne più tenace. Ne ho visti di LOL, eh. Oddio, ho visto una persona. Di LOL. Ce ne sono 7 gli indizi qua. La mia gatta bianca si chiamava Gatta Bianca perché non abbiamo mai deciso il nome. Io vi odio. E per non affezionarti, per non affezionarti. Bianchina andava. Bianchina, sei veramente un anziano. Fai bene a stare. Sembra una cosa anche. Fa pensare anche leggermente alla Draugs. Alla? Al Draugs. Sei degli insetti nel culo, Liezer. Lo so, ho visto. Che non so dov'è. È una brutta bestia. Anche un'altra. Oddio! Puoi accoltellargli gli insetti comunque. Ah. Per allontanarli prima. Ah, ma non era qui dentro. Quanti ne devo uccidere? Non c'ho più stamina. Forse se la vecchia non è morta. Ah, sì. C'è un buzzurro, non lo fa andare. Non quello... vabbè, ormai. Dov'è la buzzurra stupida? Pazzesca merda. Mary, guarda, ti capisco. È un periodo in cui mi fa veramente più male del solito. Nonostante ci sto più attento del solito. È che a voi prende il collo, a me appunto prende meno il collo. Collo è dietro gli occhi. A me prende tutto i muscoli. Infatti io quei problemi al cuore lì. Adesso sto prendendo le pastiglie e un po' mi sta passando. Che andiamo alla merda. Basta, ancora una vecchia. Ma dove sono tutte queste merde di vecchie? Fanculo le merde. No, le vecchie puzzolenti. Ho perso 2 tacche e mezzo. Io sto prendendo delle pastiglie che mi sciolgono la durezza dei muscoli. Infatti un po' mi sta passando, un po' lentamente. A me prende il collo tutto fino a sopra la testa, quindi mal di testa, no, e poi dietro gli occhi, quindi mi viene a me il problema chiuderli. È che prende il petto e il braccio e sembra sempre l'infarto. Ed è una palla che dopo un po' fai anche fatica a respirare perché proprio ti fa male. No, a me non, fortunatamente non ne soffro molto. Quando mi dà un po' più noia... mi scende dritto lì, proprio, cioè una riga, una retta che mi dà noia, cioè che a me non mi fa male, non mi dà problemi, però è sempre lì, rimane lì e dà fastidio. Guarda, io so che ho parlato col dottore, mi ha detto che la cervicale, non devo parlare con un neurologo. Quando mi ascolti... Poi le visite più approfondite potrebbero fare, ma... Me l'ha prescritto poi dei massaggi o delle visite dal fisioterapista. Ma perché non è sempre uguale, a volte non mi prendi dietro gli occhi la... Ma io spesso i massaggi non servono un cazzo per la cervicale. No, lì me l'ha proprio prescritto perché mi serviranno. Il problema è che io ho proprio... Più che altro gli esercizi servono. Io le vertebre schiacciate. E gli faccio esplodere il bastardo. Una bullet, ho preso dolore. Ho preso dolore. Io le a me manca sempre una proprio. Tacca se trovate un medikit, eh. Sì. Io posso risolvere quanto vuoi, ma comunque le vertebre schiacciate sono sempre schiacciate. Mori, ma tu come sei entrato? Scusami. Ah, ma perché non ho chiuso la porta, giustamente. Vabbè. È qua. No, c'è il ganzo Mario. Lo so, Mario. Che devo farli. Lo so che devo Popis. Farli. Popis! Non salire sui Lego, non salire sui Lego. Poi comunque costicchia, non è che sia proprio quello preciso. Cosa? È il fisioterapista. No, anzi. È proprio l'opposto dell'economico. C'è un tratto. Venite a prendere il tratto. Cos'era? Balzo scuro. No, sicuramente li farò, sicuramente li faccio. O si vende poi. Prima o poi anche io, che io vado. Beh, ce l'ho giusto qua anche del paese che lo faccia uno. Maestro. Lo fa. Perfetto. Ori, ti vedo troppo guardingo, stai buono, eh. Ma Luke, non preferisco fare qua in zona. Non posso muovermi per andare a fare. No, c'è un altro Gandhiman. Bubu. Pezzo di merda. Ma che poi in realtà anche la cosa, perché
tanti che poi dicono, ma ultimamente abbiamo tutti i problemi di cervicale. No, è che una volta ce li avevano tutti lo stesso, solo che magari c'erano meno persone che facevano quella professione lì, che ti aiutavano semplicemente. Quindi meno gente le risolveva queste cose o ne parlava, magari si diceva, sì, ma fa male un coggio. Però sì, non c'era la stessa apprensione, come tantissime altre cose in realtà. Come dire, ai miei tempi non c'erano tutti questi depressi. No, era pieno, solo che nessuno lo diceva, non se ne parlava come una volta. I problemi di cervicale sono anche più incentivati per tutti i lavori fermi che ci sono adesso. Ok, dobbiamo andare a Newark. Noi quando eravamo depressi andavamo nei campi, sì. Erano tutti depressi, non lo dicevano perché non potevi dirlo che era la depressione, sembravi pazzo se dicevi che eri depresso una volta. Ma è pieno di muffa. Dai, Currito, venni da qua. Adesso con tutti i lavori fermi, la scrivania sono aumentati. Poi magari c'è chi non soffre di cervicale ma c'ha problemi alla schiena, che anche quelli sono tosti. E mio papà è stato sempre problematico alla schiena e si è dovuto operare già due volte, insomma. Incendiare, per la pistola... Prendete tutto il tratto qua, Più che altro è anche quello il problema, che la cervicale ti dà anche l'emicrania, che è sempre una cosa terribile. Mal di testa è una delle cose che odio di più. La noemicrania. Noi che facciamo questo strazzo! Da sud. Dalla torre? Secondo me era giù, Anche secondo me era giù, però che strano, Eccolo qua, colpito, correva qua. Era da solo? Nella torre potremmo andare, comunque, magari c'è qualcosa. No, la roba è qua. Se volete spendere i punti evento... Non ci sono i soldini, tipo? No, li puoi spendere. Cioè, ci sono anche i soldi, se vuoi, però. Ci sono le munizioni quassù, altre munizioni. Mi prendo qua. Ci sono i soldi. Ci sono sempre i soldini. Completa della salute. 500 soldini gentile, ci sono sempre. Prendere esperienza aggiuntiva. 750 me la date. Ne a me 500. Ori, piano. Guarda che mi butta giù l'ego, ma sei veramente un bastardo, Spendo tutto. Un'altra cassa. Altri soldi, E qua ci sono, potete usare i punti evento per spendere qua, Dove sarà andato Filini? Ori, piano. Andiamo. Ma verso nord c'era lui, Andiamo. Andiamo più... Ma era da solo, poi? Quello sembrava di sì. Ma a nord c'è il boss, qui, quindi... Sì, ma passiamo un po' da destra, dico. Lascia che si esprime liberamente. Ma c'ho i 100 euro di Lego! Orco Giuda! Sono al boss, questi. Che figura di merda. Liscio maledetto. Ho visto tutto. Senti, fai quello che vuoi. Va benissimo. Occhio, Dove ti metti? È veramente un procione, comunque. Deve andare a toccare, entrare nelle cose. Con le sue mani lunghe. Occhio, a correre adesso, che... Lì c'è un tratto. Ah! No, non posso perché ho già un altro tratto. Quello lì c'ho proprio. Serpe. Allalella. Ecco il boss. Mi hanno sparato da destra. Sono dietro il carretto. Eccoli dietro. Gli ho sparato, l'ho missato. Ho colpito. E qua dietro sempre. Sta tirando qualcosa, Anch'io gli tiro qualcosa, bastardo. L'ho preso, ragazzi, l'ho preso. È morto? Non lo so, però l'ho preso. Qualcuno ha sparato da dentro. Sopra? No. Ucciso! Chi è che... Ma avete colpito voi, ragazzi? No. Ah, con l'arco uno. 10 metri, dov'è? È qua. Ok, ho ucciso questo. Tiro su Marco, sono matto. Non sono morto. No, il Liezar, tiro sul Liezar, sono matto. Crazy. Ha scorreggiato qualcuno. Liezar. Il padre, lo so perché ho un...
Perché ce l'hai attaccato praticamente. Ma anche io ce l'ho attaccato, a me non lo fa. Non deve farlo, se non lo sto usando non deve farlo, scusa. E certo. Ma dov'era il tizio con l'arco? Lì è morto, fianco Lizard. Ok. Sono morti tutti. Tanto che palle, boss. Abbiamo dato fuoco a tutto rosso. Ma non ha preso fuoco questo rosso, qui. Quindi c'è uno ancora almeno. Eccolo. Dov'è? Ha sparato dietro tipo qua, in queste zone. Ma lì mi sembra lontano per darlo rosso, però, eh. No, forse lo dà ancora qua. Eccolo. Dov'è? Dietro quell'albero. Colpito, non è morto. L'ho ucciso. Morto, è morto. Fai vedere? No, vedi, è ancora rosso. Beh, allora un'altra squadra. Che? Però. Ce l'ho tra le zanzare di Zuzu. Un mostro. Mi chiamavano Check-ins. Un kill medico qui. Me lo succhio quasi quasi. Ma quindi è dentro il tizio, dite? Sempre, oh, povero Mellet. Sì. Chi è non che so ha sparato, dove... mo? Non so dove da me, però. Ma tu sei dentro dentro gli... No, io sono fuori. Ah, no? Allora forse lui è dentro dentro. No, no, ho sentito sparare proprio fuori io qui. In queste zone. Può essere nella fattoria. Mi ha colpito, ma mi ha tolto veramente poco, quindi era distante. Ma perché ti ha sparato con un pompa, da quel che ho sentito. Almeno sembrava un pompa. Se ha sparato con un pompa da lontano, questo è un pirla, vinciamo noi. Adesso ci... Ciotta, ecco. Eccole qua vicino a me. Forse è qui, eh. Sì, dietro quell'albero. Colpito. Mi hanno sparato! È qui! Colpito. C'è uno da me, ecco dove era, avevo detto che era dentro. Mi ho ucciso uno. È proprio sul mio cadavere, ragazzi. Dietro, dietro di me, dietro... Ragazzi, sul mio cadavere. Colpito, un colpito. Attimo, ce ne sono altri, non c'è solo... Non gli ho sparato, Moro, io l'ho colpito quello dietro il tuo... E che c'è un altro qua pure. Ma siete... Ho detto che era dentro, non li ho colpiti era... tutti, ma sono due, tutti, non è che era dentro, c'erano due, ce n'erano. Ho colpito ogni persona dentro, che sparava. Della squadra di prima. Vabbè, capito. E noi ci siamo concentrati fuori, sul fuori. Colpito ancora. L'ho ucciso, hai fatto a prenderlo così, Marco, lo sei solo tu, eh. L'ho preso in pieno. Sì, sì, no, senza mirare da quella distanza hai avuto un culo bestiale. Ho mirato, ho mirato. Anche il secondo. No, il secondo non hai mirato. Tutti e due, ho mirato in tutti e due i colpi. Allora, forse era buggato. Ho fatto il quick. Oh, cioè, dov'è lui? È rosso. Allora, io ne ho uccisi tipo. È ancora rosso. Oh, cioè, ha le doppie pistole con i proiettili inculabili. Sto ravanando su tutti. Devo fare così io. Lizard, sei... Torno un attimo su. Indietro. Sei matto, sei. Torno un attimo indietro che ci sono i medikit, eh. No. Che se dentro lo colpirebbe il... Cioè il mostro gli darebbe la caccia. Si sta agitando molto dentro. Capito, ma... Sì, è rosso. Io sono ancora fuori. Solo che sarà rimasto da solo. Li abbiamo ucciso tutti. E io certo, sto rimanendo nei corpi degli altri, per sicurezza. Credo fosse da solo, ma... Lizar, sei dentro sopra. Hai già visto tutto. Sopra non c'è. Sopra è vuoto. Ma non l'avete visto? Dove... Cioè, prima Marco, quando gli sparavi... Mi hanno sparato! Perché ho dato fuoco al suo amico. Dov'è Marco? Lo vedi? Pingalo. È in mezzo... Colpito. Io ho paura sia in staltro stabile nella fotteria di Alice qui. Mi ha dato... Mi ha buttato il veleno. Mi ha buttato il veleno, ragazzi. Dove vi ho pingato? Lì in mezzo. Non lo... Allora, gli ho già tirato due colpi, E uno con l'incendiario. Sarà andato a curarsi. Ah, l'ho colpito però. Mi ha ucciso, ma l'ho colpito. Ma forse è morto. Ma lì dove... C'è la nebbia, non si vede un cazzo. Provate a vedere se è andato giù. Comunque sono dietro... Esattamente di fronte al mio cadavere c'è lui. L'ho già colpito tre volte. Non so come vivo, quel pechegno qui. C'ho il crag. Non so come sia possibile. Marco. È proprio lì dritto. Esattamente lì. Verso sinistra. Ha tirato qualcosa dalla sinistra. Adesso? Non lo so. Ho sentito. Mi ha sparato ancora. Mi sta sparando ancora. Cerchiamo di schivare tutto. Ok. Colpito. Colpito. Non ho più colpi, ragazzi. Tieni la bada. Non l'ho colpito. Uso le pistole, non l'ho colpito. Colpi. È morto. Però l'altro ancora non è quello che c'era lì. Sì, non è quello. Non ho più colpi, ragazzi. Cambia arma. C'ho la pistola.
No, cambia arma, prendila da uno. Adesso arrivo da lui, da quello lì che avete ucciso. Questo adesso c'ha un cecchino lungo, Marco, eh. Va, Piero. E che poi se usciamo salvati, però è un casino. Ancora usare questo, la riprendi, poi la vendi, la riprendi un altro. Come si fa a vendere? Dall'inventabile. Che non c'è, però capito, dai. È ancora rosso e secondo me è qui dentro Liezer, quindi occhio. Ma non sta facendo FK, cioè non è possibile. No, non sta camperando da qualche parte. Aspetta, non tirare sugli altri, probabilmente. Anzi, non vorrei... Beh, uno gli ho dato fuoco io, quindi non può restarlo. Voglio fare un test, ragazzi. Do fuoco alla parte sopra del tetto. Per fare. Ma sopra non c'è nessuno, fuori. Abbiamo già guardato. Oh, meno che è andato adesso. Tanto c'avevo la cosa lì, la lanterna, quindi non ho sprecato niente. È possibile? Allora, il cadavere qui non c'è più. Ah. Ho sparato, mi sono girati e mi hanno ucciso. Però no, hanno tirato su quella con l'arco. Mi hanno ucciso quella con l'arco. Merda. L'ho ferito gravemente questo qua. Sì, non puoi saltare, Marco, non puoi saltare. Neanche da qui? No, c'è la scaletta, Marco. Ecco qui. Porco giù dalla tenaglia. Curati. Altro era nero, dove sono io? Non l'ho potuto sparare neanche in testa. Non so se sono là. No, erano là. Fuori, erano là in questa direzione in basso, però fuori a destra. No. Porto giù da lì. No, era a sinistra. Col mirino sto merda. Come faccio? Quello aveva il mirino gigante con il fucile. Sì. Vabbè. Unlucky oggi. No, qualcuno ne abbiamo due, una abbiamo uscita. Due. Io ne ho uccisi un botto. Due, usciti, due. Ah, due. Ah, no, da due partite dici, sì. Sì, sì. Poi abbiamo fatto veramente tanti fight comunque. Allora, quello c'era la tua pistola, quella che c'avevi te, ma doppia. Caricamento, aspettiamo, ragazzi. I mirini così proprio non... Stasera cosa si fa? C'è di nuovo dell'orrore. Stasera facciamo Night... No, come si chiama? Non so, li ho scaricati tutti e due, però... Pro... No, aspetta, era Nuclear... Nuclear Nightmare. Devo scaricarlo io. Eliminati 8... No, mostri eliminati 8. Nemici 4. $105 unti. Va bene. Bene, dai. E l'ora del pranzetto. Va bene, zitto, sì. Moro, non leggerlo. Sì. Scusami. Buonanotte. Ciao belli. Amici, buon appetito. Noi ci vediamo questa sera. Ah, ingrediamo gatto che è in 12 ore. Ah, giusto, oggi. giusto. Si ride da gattone. Ride il gatto sul tubercolo. Pop, 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 pop. Ciao belli, un saluto. Ciao belli.